Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti al nostro notiziario Istria Oggi. In studio Massimo Bonella, notiziario che va in onda in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Ci scusiamo per l'inghippo tecnico all'inizio del notiziario poco fa. Riprendiamo nuovamente in diretta alle 20.01. Naturalmente poi ci saranno le repliche che, ricordo, verranno trasmesse sempre alle 19.45. Iniziamo dunque con la prima notizia in scaletta. Si è svolta questo lunedì presso la sede della Comunità degli Italiani di Santa Domenica la ottava seduta ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Dei numerosi punti all'ordine del giorno sono state approvate le urgenti e necessarie modifiche di carattere tecnico allo Statuto dell'Unione Italiana di Fiume e il quinto assestamento al programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2017. Ampia è stata anche la discussione in merito alla situazione interna della Comunità degli Italiani di Zara. L'Assemblea tornerà a riunirsi tra 15 giorni per proseguire il dibattito sulle modifiche statutarie per eleggere i componenti mancanti del Comitato dei Garanti dell'Unione Italiana e per trattare i punti inevasi durante l'ultima sessione. Gresignana. Si è conclusa domenica 24 l'edizione dell'ex tempora di Gresignana, dell'ex tempore di Gresignana, la manifestazione nata nel 1993 in occasione del 30° anniversario della collaborazione tra i due organizzatori, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Quattro giorni di eventi culturali e appuntamenti enogastronomici hanno popolato il pittoresco borgo istriano con decine di artisti, visitatori e turisti. Circa 250 artisti con altrettante tele hanno partecipato alla manifestazione concorrendo per i premi in palio. La provenienza dei vincitori riflette il carattere internazionale della manifestazione, che ha ormai raggiunto un elevato livello di celebrità. È stato inaugurato sabato scorso a Dignano di Istria il campus tecnologico di InfoBip, società che opera nel campo tecnologico e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fondata poco più di 10 anni fa dai connazionali Roberto e Silvio Cutice e da Isabel Jelinch. Una realtà dal quartier generale in Istria, ma con proprie filiali in ben 47 paesi di tutti i continenti del mondo. InfoBip è una piattaforma che consente di gestire e inviare messaggi attraverso diversi canali. A celebrare l'importante evento sono intervenuti il CEO di InfoBip Silvio Cutici, il sindaco di Dignano Claudio Vitarsovic, il presidente della regione istriana Walter Flego, il sindaco di Pola Boris Miletic, l'ambasciatore d'Italia in Croazia Adriano Chiodi Cianfarani, il presidente del governo croato Andrej Plenković e il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del Sabor, onorevole Furio Radin. La serata è stata lietata dalle belle interpretazioni canore del coro della locale Comunità degli Italiani diretto da Orietta Verco. Si è tenuto la scorsa settimana, da giovedì a domenica, presso la sezione studi italiani del Dipartimento di Studi Interdisciplinari Italiani e Culturali dell'Università di Pola, coordinato dalla dottoressa Eliana Moscarba Mirkovic, il convegno internazionale in occasione del 40° anniversario degli studi di italianistica dal titolo Immagini e immaginari della cultura italiana. Un tema molto ampio, grazie al quale si è riusciti a coinvolgere numerosi contributi e relatori provenienti da diversi paesi, anche sulla base di una solida rete di relazioni con altre istituzioni universitarie e associazioni del settore costruita con impegno e nel corso degli anni. L'Unione Italiana, grazie ai fondi che lo Stato italiano destina alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, sostiene il Dipartimento sia con l'invio di docenti, grazie
in cooperazione con l'Università degli Studi di Trieste, sia con l'assegnazione di borse di studio per gli studenti destinate allo studio dell'insegnamento della lingua e della letteratura italiana, molti dei quali trovano impiego anche nelle scuole italiane della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia. Oltre ai rappresentanti dell'università erano presenti numerosi ospiti, fra cui il console generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, la vicepresidente della regione istriana, Giuseppina Raico, la vice sindaco della città di Pola, Elena Pu Belci, e il vice rettore per gli studi e per l'insegnamento, Nevenka Taktovic, e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul. Il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del SABRO, onorevole Furio Radin, ha concluso la settimana scorsa il suo viaggio in campagna, intrapreso sotto l'auspicio del nunzio apostolico in Croazia fino al 2016, l'arcivescovo Alessandro Del Rico, dove ha incontrato il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, e l'arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Non sono mancati gli incontri istituzionali, il presidente Radin ha incontrato a Napoli anche il sindaco Luigi De Magistris, l'onorevole Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, e infine l'amico Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta. Veniamo a Sissano, si svolgerà da domani, giovedì 28 fino a sabato 30 settembre, presso la comunità degli italiani di Sissano, la quinta edizione del Festival dell'Istrioto, il dialetto tradizionale dell'Istria sud-occidentale. La manifestazione è organizzata dalla comunità degli italiani di Sissano in collaborazione con l'Unione Italiana, con i mezzi che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale annualmente destina alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Abbiamo tempo ancora per alcune brevi, sempre dall'Istria. Sono le 20:08. Questo è il notiziario dell'Istria, Istria Oggi, che va in onda in collaborazione con la comunità dell'Italia, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, trasmesso qui da RST Radio Sirius TV di Treviso. Concludiamo, come dicevo, con queste brevi flash. Sabato 30 settembre a Buie, alle ore 20, nell'ambito dello scambio culturale tra il coro mistico, scusa, tra il coro misto della comunità degli italiani di Buie, diretto dal maestro Maurizio Lopinto, e il coro Alietum della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, diretto dal maestro Giuliano Goruppi, avrà luogo il concerto delle due corali presso la sala spettacoli della comunità degli italiani. Cittanova, il Museo Gallerion di Cittanova vi invita venerdì 29 settembre all'inaugurazione della mostra riguardante la nascita e lo sviluppo della Marina Austro-Ungarica fino alla Prima Guerra Mondiale, mentre nella sede del Museo Cittadino di Verteneglio, alle ore 18, la mostra fotografica La Grande Guerra in Adriatico 1914-18, che presenta in sequenza cronologica la guerra navale in mare Adriatico. La Comunità degli Italiani di Cittanova vi invita sabato 30 settembre, a partire dalle ore 17 presso gli spazi della comunità degli italiani, alla mostra e alle premiazioni della 13ª edizione dell'Ex Tempore di fotografia Cittanova 2017. Si chiede cortesemente di annunciare la partecipazione entro venerdì 29 settembre 2017. Fiume, l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, in collaborazione con Croato Filmski Savez, organizza presso il Art Kino una serie di proiezioni di film dei fratelli Taviani secondo il seguente calendario: mercoledì 27 settembre alle ore 19, Cesare deve morire, del 2012, giovedì 28 settembre alle ore 18, Caos, 1984. Gallesano, venerdì 26 settembre presso la sede degli italiani Armando Capolicchio alle ore 19 si terrà una serata sociale in cui si esibiranno il coro misto della comunità degli italiani e il coro dell'associazione culturale Hermes Grion di Monfalcone. Abbiamo ancora notizia dunque da Isola, sabato 30 settembre alle ore 19 a Palazzo Manzioli la comunità degli italiani Dante Alighieri invita tutti i soci, gli amici e i collaboratori per una serata conviviale con karaoke animata dagli attivisti della comunità degli italiani. Sono le 20:11,
Vedo che dalla regia mi fanno segno che c'è ancora tempo, allora andiamo avanti con altre brevi news. Siamo a Parenzo, dunque l'Unione Italiana organizza sabato 7 ottobre presso l'impianto sportivo del villaggio turistico dell'Ena Laguna di Parenzo il 26esimo incontro sportivo Unione Italiana. La giornata avrà inizio alle ore 9 nella palestra maggiore Intersport Center e si concluderà attorno alle 17. Le discipline di quest'anno sono calcetto, pallavolo femminile e maschile, tennis, tavolo femminile e maschile, bocce, tennis femminile e maschile e scacchi. Per informazioni e adesioni, scrivere entro il 1 ottobre all'indirizzo email archivio@unione-centrale, per capirci, italiana.hr. Ve lo ripeto, archivio@unione-centrale, italiana.hr. Alle 20:12. Chiudiamo qui questa edizione di Istria Oggi, lettura in studio di Massimo Bonella. Ci scusiamo ancora per i problemi tecnici in testa al notiziario di prima, diciamo. D'altronde sono programmi questi ancora un po' in fase sperimentale, e comunque come tutte le cose nuove, in modo particolare, in modo specifico delle nuove tecnologie, hanno sempre a volte all'inizio qualche inghippo, ma per poi arrivare a pieno regime. Continueremo quindi con questo nuovo notiziario di Radio Saius TV anche prossimamente. Ricordo le repliche tutti i giorni, praticamente a partire dalle 19:45. È veramente tutto. Chiudiamo qui, vi lascio alla nostra programmazione. Vi ricordo, Radio Saius TV è la vostra linea diretta con informazione. A presto.